All Blacks ci ha avuto sempre una buona tradizione per quello che riguarda il combattimento. La nostra è una struttura molto moderna e all'avanguardia. Non a caso siamo anche l'unica società nelle Marche che è dotata dell'attrezzatura elettronica che oggi si usa alle Olimpiadi, quindi i corpetti elettronici, perché Taekwondo ha seguito un po' lo stesso iter della scherma per quello che riguarda il punteggio. Per questo noi consentiamo ai ragazzi di allenarsi tutti i giorni, di seguire un certo tipo di preparazione e di avere l'ambiente giusto per chiaramente motivarsi e ottenere risultati. Posso dire che negli ultimi 10 anni ho potuto avere 5 atleti azzurri a livello di nazionale cadetti e nazionale junior fino ai 18 anni, credo fra tutti una 15ina titoli italiani, tante vittorie, campionati regionali, interregionali, gare all'estero. Personalmente io insegno Taekwondo da 35 anni e porto i ragazzi all'estero da 32. Le gare, l'attività agonistica deve essere mirata, rapportata alle capacità dell'atleta, alle aspettative dell'atleta. Mai dare falsi messaggi, illusioni di vittoria. Certo, a me è capitato in due o tre casi di aver allenato atleti che poi sono entrati nel gruppo sportivo della polizia. Oggi entrano i carabinieri, la polizia, e quindi per questo dopo ricevono anche uno stipendio, fanno attività, tra virgolette, li chiamiamo atleta professionista, per modo di dire. Perché sono gratificazioni anche quelle, è un'aspettativa, ma praticare Taekwondo per dire divento un campione, diciamo questo discorso noi proprio lo fermiamo subito, diciamo qui abbiamo le capacità per farlo per il tipo di organizzazione, i collaboratori che abbiamo, lo staff che c'è dietro e come ci siamo organizzati, perché noi organizziamo tanti eventi, per questo mettiamo a disposizione dei nostri atleti la possibilità di confrontarsi senza andare incontro a spese eccessive sia per la società sia per le famiglie. Insomma, mi sembra aver capito una vera e propria cultura e filosofia dietro a tutta questa attività. Dalla nostra parte c'è una lunga tradizione di organizzazione di eventi sportivi. Siamo in grado, ripeto, da soli, come semplice società sportiva, di gestire tre campi di gara con l'elettronica. Quindi veramente siamo autosufficienti. Questo ci consente spesso di invitare squadre straniere, altre squadre italiane per fare attività. Non a caso le varie bandiere che vedete intorno alla palestra rappresentano non è solo un evento decorativo, tolta un paio che ricorda le Olimpiadi, ma le altre, quella dell'Australia intendo, le altre rappresentano la nazionalità di atleti che si sono allenati qui, perché spesso questa struttura è stata utilizzata d'estate per ospitare raduni di squadre straniere, spesso noi abbiamo anche organizzato gare, eventi, seminari e quindi praticamente questo ci ha consentito di allacciare rapporti un po' con, sì, in Europa quantomeno siamo molto conosciuti. Stiamo assistendo a un allenamento tipico, classico di Taekwondo? Questi ragazzi adesso stanno facendo un allenamento specifico al colpitore. Praticamente il colpitore cos'è? Ce ne sono di diversi formati, servono praticamente per provare i vari colpi, le varie combinazioni. È un approccio al combattimento che vedremo questa sera poi col sistema elettronico e praticamente i ragazzi si esercitano con le varie combinazioni. Questo avviene sempre dopo la preparazione fisica, è una fase molto specifica, cambia il carico di lavoro, i tempi di lavoro, secondo la programmazione sia del calendario gare ma anche dell'allenamento in senso più ampio, se durante l'anno facciamo un tipo di carico più prettamente aerobico oppure anaerobico lattacido, aerobico lattacido, secondo, ripeto, la programmazione. Questo è fondamentale anche perché cerchiamo di evitare dello stress eccessivo per quello che riguarda il fisico, il corpo, quindi l'articolazione. Adesso possiamo vedere dei ragazzi che lavorano con delle combinazioni in rotazione, perché una delle caratteristiche del Taekwondo nella gara che è vero che il corpetto elettronico e il casco elettronico rilevano la forza del colpo e assegnano il punto, ma chiaramente non tutti i colpi sono uguali o hanno una difficoltà di esecuzione
tale da renderli tutti, da uniformarli tutti con lo stesso punteggio, e il codice dei punteggi chiaramente prevede delle differenziazioni. Ad esempio, se un calcio al tronco vale 2 punti, un calcio in rotazione di almeno 180 gradi vale praticamente 3 punti, quindi viene assegnato un punto aggiuntivo per la rotazione quando il bersaglio è alla figura. Quando invece il bersaglio è alto, quindi lavoriamo praticamente cercando di colpire il casco, quindi il viso dell'avversario, in quel caso il colpo diretto porta 3 punti, mentre la rotazione dà il punto aggiuntivo che arriva a 4. Ma a breve dovranno addirittura modificarlo tutto per la spettacolarità. La squadra di collaboratori e maestri del All Blacks Taekwondo: Fred Ivano Odiambo, Daniele Lanari, Lorenzo Rotatori, Cosimo Costantino, Nicolò Pelagaggia, Nicole Lia Cicco Mascolo. Avendo disponibilità di tutti questi insegnanti, ognuno ha un suo corso, una sua sezione, una sua specifica competenza che viene valorizzata all'interno dell'associazione per seguire il settore dell'elettronica, i computer. Diamo la possibilità a tutti di essere protagonisti per le loro capacità, per le loro competenze all'interno della nostra associazione. Francesco Magnalardo. Francesco Magnalardo è nei nostri collaboratori, oltre a seguire nello specifico la nostra sede di Senigallia, è quello più alto in grado, perché è cintura nera 4º dan, è anche lui insegnante, ma è anche un titolato arbitro che viene convocato regolarmente ai campionati italiani. Tu sei? Pietro. Di dove? Di Senigallia. Hai iniziato presto? Sì, in prima elementare. E adesso a che livello sei? Sono a livello agonistico, faccio gare da ormai un po' di tempo. Gli allenamenti sono duri? No, sono abbastanza leggeri, sì. Il tuo colpo migliore qual è? Non lo so, penso un 360. Cioè? È un calcio girato, sì. Tu sei? Martina. Tu? Anna. Quanti anni hai? 6. 7. Ti piace questo sport? Sì. Sì. Cos'è che ti piace di più? Combattere. Combattere. Ma non hai paura? No. Mai? No. Loro hanno 8 anni e sono? Achille e Nicolas. Tu, Achille, da dove vieni? Da Monteporzio. Da quanto tempo fai questo sport? Da 4 anni. Ti piace? Molto. Cosa ti piace di più? Quando combattiamo e facciamo il sacco. C'è un po' di paura quando si va a combattere? Poca. Come si supera la paura? Dando calci forti e vincere. E vincendo, quindi in bocca al lupo. Nicolas, invece, tu sei di? Chiaravalle. Come arrivi a questo sport? Come l'hai scelto? Perché ti piace? Perché a me mi piace le arti marziali e allora sono venuto a fare questo sport. Tu sei? Andrea. Quanti anni hai? 11. Da dove vieni? Da Senigallia. Da quanto tempo fai questo sport? 6 anni circa. Hai iniziato prestissimo? Sì, in prima elementare. E ti piace tanto? Sì. Cosa ti piace di più? Combattimenti, ma anche tirare i calci al colpitore. Senti, ma è uno sport difficile? A volte sì, a volte no. Alessandro. Di dove? Borghetto. Quanti anni hai? 10, quasi 11. Quando hai iniziato a fare questo sport? A 4 anni. Tu sei stato la più giovane cintura nera d'Italia, quando l'hai ottenuta? 9 anni. Senti, ma in questo sport che cosa bisogna avere? Un po' tutto, tecnica e abilità, intelligenza e queste cose. Concentrazione? Molto. Tu sei? Alessio. Da dove vieni? Ascoli Piceno. E come mai questa scelta del Taekwondo? Da quanto lo fai? Faccio Taekwondo più o meno da 6 anni e praticamente ho scelto di farlo perché inizio lo faceva mio fratello e allora ho seguito anche la sua scelta. È uno sport duro, complicato? Per una ragazza, per esempio, è più complicato? No, per me no. Ti trovi comunque a tuo agio? Sì. E ti piace? La parte che mi piace di più sono le competizioni, anche perché ci si sconda sempre con avversari diversi e quindi è bello.
Lo consiglieresti a una ragazza? Sì, anche perché c'è sempre una nuova esperienza. Siamo con Simone. Da dove vieni? Teramo. Ho iniziato circa 7 anni fa, a cavallo tra la seconda e la terza elementare. E hai sempre continuato, senza cedimenti? Sì, non ho mai smesso. Ti piace? Sì, mi piace molto questo sport. Senti, abbiamo sentito gli altri, no? Il combattimento è quello che gusta di più. Sì, sì. Però vi vediamo allenare con grande impegno, bisogna mettercela tutta. Sì, anche perché farsi tutti questi chilometri per poi non dare il meglio di sé è un po' sprecato. Il tuo colpo migliore? Mondolio. Sarebbe? Un calcio girato. Andrea, il combattimento, abbiamo capito, è la fase più spettacolare, sì, più interessante, dicevo, a loro che piace di più. Siamo attrezzati, organizzati con i corpetti elettronici. Allora, noi abbiamo la fortuna fra i nostri collaboratori di avere diversi arbitri, anche come nel caso qui di Nicola Elia Ciccomascolo, che è un arbitro nazionale della Federazione di Taekwondo, e vediamo subito come è iniziato. L'incontro dura tre riprese da un minuto e mezzo, 2 minuti a seconda della categoria. Abbiamo visto che un atleta, il rosso, è caduto e per questo, cadendo, era ammonizione, ha dato un punto al blu. Chiaramente il primo requisito fondamentale è la sicurezza dei ragazzi, tutti protetti, guantini, parabraccia, parastinchi, conchiglia. I calzari sono sensorizzati, ossia sono quelli che danno il punto. In questo caso il punto al viso, questa categoria può tirare i calci alti, viene segnato già dai giudici di linea. Sul monitor in alto, che è collegato con il computer, possiamo vedere in tempo reale i punti. I bollini rossi, i tre bollini rossi, corrispondono altrettante ammonizioni, per cui il rosso è stato ammonito 3 volte, perché c'è la squalifica quando ci sono 10 ammonizioni. I calci valgono 2, il pugno vale 1. Se c'è la rotazione sul calcio, viene aggiunto un punto aggiuntivo. I calci al viso valgono 3 punti, se c'è la rotazione vale un punto aggiuntivo, si arriva a 4. Grande sicurezza, vediamo, da parte di questi piccoli, sì, atleti, consapevolezza. 10-11 anni, sì. Grande tecnica. Sì, diciamo così, i ragazzini si divertono molto. Poi in questo caso, ecco qua, vediamo che l'atleta rosso voleva provare una rotazione, perché la rotazione gli avrebbe dati 4 punti per andare in vantaggio, invece è caduto e ha preso l'ammonizione. Il bello del taekwondo rispetto ad altri sport di combattimento è che con l'elettronica qualsiasi spettatore può vedere subito di cosa stiamo parlando, capisce la condotta, è molto semplice. In questo caso assegna al blu 3 colpi per calcio al viso. I bambini dai 6 ai 9 anni non possono tirare al viso, però ripeto, per loro combattono per 2 round da 1 minuto. Devo dire che onestamente spesso i bambini, questa è una cosa molto importante, per questo mi arrabbio quando vedo certi arbitri non proprio precisi, perché i bambini ci tengono, la prima cosa, infatti il bambino dice, quando insegni a un bambino un gioco, quali sono le regole? Ecco, il bambino si arrabbia molto più per le regole. Ecco, qui siamo alla pausa, ha preso il blu, l'atleta blu ha preso un'ammonizione perché è uscito dal campo. Il campo può essere quadrato o ottagonale, noi abbiamo la fortuna qua di aver ricavato anche quelli ottagonali. E la pausa in proporzione alla durata della gara. Quindi vediamo spesso degli scompensi dal punto di vista coordinativo e quant'altro. E non a caso, per dire, l'atleta rosso in questo caso ha preso diverse ammonizioni o per colpo basso o per caduta, perché è una fase in cui deve crescere staturalmente, una fase in cui inizia la sua fase proceritas, e di conseguenza lì c'è una perdita di coordinazione. Ecco, noi stiamo molto attenti a queste dinamiche, come potrai comprendere, perché per noi la cosa prioritaria è il benessere e la corretta crescita del giovane. Ecco qua, l'arbitro li richiama, come vedete automaticamente viene assegnata la vittoria, e quindi questo è il combattimento. Dicevo prima, spesso i ragazzini che iniziano a 4 anni te li porti in percorso agonistico fino a 18-19 anni, quindi diciamo che li conosciamo molto bene, non ci dobbiamo mai, noi allenatori, sostituire i genitori, sono cose diverse, però diamo un supporto, qui si capisce quando noi cerchiamo di dare un supporto all'educazione di questi ragazzi, quando te lo curi per tutta la fase dell'età scolare, eccetera, alla fine. Qui abbiamo veramente, c'è un mio collaboratore addirittura che adesso sta frequentando l'università, con buoni voti, una cosa particolare è che
nessun ragazzo nostro è carente a scuola. Questa è una cosa che, tant'è vero, loro con molto piacere ci comunicano ai vari insegnanti delle varie sedi sempre i risultati scolastici, così, perché gli stimoliamo in qualche modo a una sana competizione, prima di tutto, come abbiamo già detto la volta scorsa, con loro stessi e poi con il resto.